Final Four, Final Four. Allora, ragazzi, finalmente di nuovo, come l'anno scorso, però l'anno scorso è andato male. Italia ha vinto il girone con 11 punti e va alla Final Four. Chiudendo per prima il girone con 11 punti, seconda l'Ungheria con 10, che ieri ha perso con noi 2-0. Una partita bellissima che nel primo tempo l'hanno fatta tutta loro, tranne quella doppia papera di Gulacsi. Allora, stavo dicendo che tranne quella papera di Gulacsi che ha portato quasi l'1-0 dell'Italia dopo 5 minuti. Poi sulla linea la salva Sobol, non lo so. Quella papera di Gulacsi sui passaggi, il retropassaggio, gol di Raspadori a porta vuota, se l'è portata. Ha dribblato e poi ha tirato col mancino gol dopo 27 minuti. Io personalmente, da tifoso italiano e juventino, che ragazzi, no, basta. Io ho visto, come ha detto Mancini, che gli ultimi 20 minuti di secondo tempo non abbiamo giocato, non abbiamo fatto niente perché gliel'abbiamo lasciati all'Ungheria. Sono cose che capitano. Poi è stato richiamato al VAR per il rigore dell'Ungheria, non dato, e di questo sono molto contento. E il gol di Di Marco. Dai, ragazzi, io non lo analizzo, ma era pure quello facile. Rossi in mezzo di Cristante, Mancino, portavoce di Di Marco, sotto la traversa per il gol del 2-0. Io sono molto felice che siamo andati alla Final Four, però non dobbiamo fare come l'anno scorso, perché l'anno scorso avevamo pure Chiesa e non siamo riusciti ad arrivare in finale, perché siamo andati nella finale terzo quarto posto col Belgio, che abbiamo vinto 2-1. Quindi, speriamo che la Nations League la potremo vincere. Speriamo di alzare dopo un anno un trofeo, dopo la vittoria dell'Europeo. Speriamo, ragazzi. Lo spero proprio, perché lo spero. Forza Italia.